Sicuramente gli incentivi, diciamo, che sono stati disponibili, pensiamo al fotovoltaico, dove c'era la possibilità della cessione del credito, hanno funzionato proprio per questo motivo, perché c'era la possibilità di farsi finanziare un investimento da parte di una banca, quindi di non sborsare nulla e poi di vedere però i vantaggi ovviamente dell'investimento sulla propria bolletta energetica. Questo andrebbe fatto anche per gli interventi di efficientamento energetico. Molte banche anche si stanno affacciando a questo tipo di finanziamenti. Ancora non si è instaurato forse un circolo virtuoso come era successo per il fotovoltaico, anche perché gli interventi di efficienza energetica sono più complessi, sia dal punto di vista della progettazione e sia dal punto di vista poi dei risultati che si possono ottenere e della verifica dei risultati, perché necessiterebbero di un monitoraggio nel quale entrano diversi parametri che vanno a influenzare i risultati. Cioè, si pensa ad esempio solo alle abitudini, è evidente che se io faccio un cappotto però ho sempre poi la finestra aperta, vado a vanificare quelli che sono i miei vantaggi, e quindi monitorare che effettivamente il mio intervento ha dato dei benefici è cosa molto più complessa che installare un impianto fotovoltaico e verificare quanta energia mi va a produrre quell'impianto fotovoltaico. Quindi sicuramente c'è una difficoltà oggettiva insita nel tipo di interventi che si va a fare. Si sta lavorando sia, diciamo, a livello con l'ESCO, molto si comincia a lavorare a livello industriale, dove è possibile però inserire dei sistemi di monitoraggio che quindi vanno a verificare la baseline energetica ante intervento e vanno a verificare poi quello che succede post intervento. Ovviamente nel residenziale è un po' più complesso, perché pensare di installare anche un sistema di monitoraggio che, insomma, mi va a verificare se io apro o meno la finestra e quindi anche quello che sono l'utilizzo che io faccio poi dell'immobile diventa più costoso e più complesso. Però diciamo che per interventi, diciamo, piuttosto semplici, un po' come le schede standardizzate dei certificati bianchi, cioè non c'è neanche bisogno poi di installare un sistema di monitoraggio, perché nel momento in cui vado a fare un cappotto, sostituisco degli infissi o metto una caldaia con una maggiore efficienza, so già che sicuramente che avrò un minimo risultato percentuale, diciamo, che oramai in letteratura e anche dall'esperienza posso quantificare in maniera abbastanza precisa.